Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa un po' in ritardo di oggi 6 settembre. Quali sono le notizie della giornata? Beh, la notizia a me che ha sconvolto, a parte le battute che posso fare in questa sintesi di Facebook, che mi ha sconvolto perché ha distrutto ovviamente una famiglia e ha ucciso una bambina, è il fatto che in Italia si possa ancora morire di malaria. Oggi forse c'è una curiosità morbosa nel vedere cose che non ci si aspetta e non ci si attende, come una malattia antica. Forse uno dei pezzi che oggi mi è interessato di più è il ricordo della malaria, per esempio in Maremma, si potrebbe dire anche per la pianura, scusatemi, per la pianura padana, e si potrebbe dire anche per tutta la zona bonificata da Mussolini intorno a Latina, alla Pontina. Cioè, la malaria era un nostro problema, non è più un problema, ma oggi una bambina muore di malaria. Sulla morte di malaria di questa mattina, però, qualche commento c'è da fare nel grande tema enorme dei vaccini. Io sono per i vaccini, vaccinatevi. Bene, insomma, la scienza bisogna sempre metterla al suo posto, cioè medicina e scienza sono delle cose che, come diceva, scusate la citazione, la rileggo perché è una citazione di un libro che io adoro, che è La Recherche, e che ho appena letto quest'estate, che ho avuto molto tempo. Diceva Proust, che era un malatissimo, in questo libro favoloso, credere nella medicina sarebbe la suprema tra le follie. Credere nella medicina sarebbe la suprema tra le follie, se non ce ne fosse una peggiore, più grave di follia, e cioè non credere nella medicina. Insomma, dà il senso Proust del fatto che la medicina, così come tutta la scienza, non parliamo delle scienze sociali, cioè dell'economia, ogni tanto toppa o non si sa dare delle spiegazioni. Il ministro Lorenzin della salute, della sanità, come si chiama, dice forse l'ha contratta in ospedale perché c'erano due bambini del Burkina Faso che avevano la malaria. Vi comunico che, come tutti i giornali oggi scrivono, la malaria non si trasmette vedendo un bambino del Burkina Faso o africano o malato di malaria per le zone, non so, asiatiche in cui c'è la malaria. Evidentemente non sarebbero state sterilizzate a sufficienza delle siringhe, o sarebbe stato fatto un... Così ho letto sui giornali, non sono un medico, delle trasfusioni, insomma, vari motivi per i quali questa malaria si sarebbe potuta, diciamo, contagiare. Oppure, dice invece un primario di malattie infettive che gira per i giornali e che ha dato grandi spiegazioni, di malaria si muore perché c'è la cosiddetta malaria da bagaglio. Si portano queste zanzare in Europa dopo viaggi esotici, escono dal bagaglio e per una sfiga incredibile pungono e uccidono. Può anche essere questo. Insomma, la scienza è sempre fragile e, come diceva Popper, la scienza è vera finché non c'è qualcuno che la falsifica. Insomma, stiamo attenti a dare sempre dei giudizi molto complicati, come ci possono essere, oltre che sulla politica, ovviamente sulla scienza. Andiamo avanti, perché l'altra cosa che mi ha diciamo colpito oggi è uscito Chi, che è rivista che io non leggo, anzi uno dovrebbe leggere forse d'estate quando c'è più tempo, non si mette certo a leggere Chi, ma per carità, io sono un grande fan di Signorini e di queste riviste in cui raccontano anche la vita spensierata. Ma la cosa che mi è divertita di Chi, e ovviamente la risposta di Signorini era molto azzeccata, è una lettera di una signora che ha seguito via telefonino Fedez, e poi parlerò di cose serie, non vi preoccupate, Fedez e la Ferragni, che poi dopo 50 pagine su Chi scopro che sarebbe in dolce attesa la Ferragni, cioè aspettare un figlio. Ma nella lettera di Chi, Fedez e Ferragni sono a Los Angeles, vanno in un museo, questa è una notizia, vanno in certi ristoranti, questa non è una notizia, e c'è una famiglia di appassionati di Fedez e di Ferragni che, grazie alla geolocalizzazione che Fedez e Ferragni fanno, evidentemente le loro foto, sanno esattamente dove stanno. Attenzione a questi cellulari che vi dicono dove siete, e soprattutto per i cosiddetti VIP ci sono i fan, che anche a Los Angeles ogni tanto ci sono italiani. Bene, finalmente incontrano Fedez e la Ferragni che stava a mangiare da sola in un ristorante, gli rompono le balle, lo dico francamente, dicono possiamo fare un selfie, vi aspettiamo fuori dal ristorante. Bene, la signora dice, non hai capito che maleducazione, che antipatia, che supponenza che hanno avuto questi nel dare il selfie, nel vederci, nel salutarci, nell'essere infastiditi? Cioè, io me la vedo la scena, anche perché non è la prima volta che Fedez fa questa cosa, così sorridenti, carini, con questi seni al vento a Venezia, aperti ai giovani, alle grandi cause della sinistra, dei no global.
ma se c'è una signora che ti rompe le balle perché vuole un selfie a Los Angeles, la mandi un po' a quel paese, che dici, ma chi è sta rompi che mi viene a rompere le scatole. Insomma, è la contraddizione di questi perbenino carini che sono gentili con tutti, sti gentilini che poi giustamente hanno la pulsione che può avere una persona che vuole essere lasciata in pace a mangiare al suo ristorante. Fedez, non mi querelare per quello che ho detto, penso che sia una cosa, no, una caduta di stile, va bene, caduta di stile non vuol dire querela, chiaro? C'è arrivato l'avvocato di Fedez, che forse gli toglie tanti soldi perché ogni volta che prova a fare una querela evidentemente ha un suo interesse, e con questo mi sono tirato la querela. Andiamo avanti, cose serie, i giornali oggi sono tutti presi dal fatto che Trump uccide i sogni dei Dreamers. Chi sono i Dreamers? Sono i figli degli irregolari clandestini americani, perché lì clandestini ci sono davvero, che tutti i governi americani hanno combattuto, i clandestini, sinistra e destra, Clinton ha deportati moltissimi, Obama altrettanti. I figli di questi clandestini sono, secondo un decreto presidenziale, adesso non hanno più diritto a vivere negli Stati Uniti. Attenzione, perché ci sono solo due cose sul cattivo e brutto Trump che vi segnalo e che non leggete bene sui giornali, anzi, se leggete bene gli articoli ve ne accorgete. Questi Dreamers, che hanno la possibilità, sono tanti, 800.000 secondo le statistiche dei giornali italiani, copiate dai giornali progressisti americani, questi Dreamers che hanno questo sogno dell'America, e c'è il pezzo sul numero uno della Apple che dice come avremmo fatto la Apple senza i Dreamers, e Zuckerberg, senza Dreamers muore l'America. Ho capito, ma come facevamo prima del 2012, porca puttana? Cioè i Dreamers, cioè il diritto a avere la cittadinanza americana, a lavorare, non è la cittadinanza, a lavorare 2 anni rinnovabili in America con 7 condizioni molto precise, questo diritto, quindi non la cittadinanza americana, ma il diritto a lavorare per 2 anni in America rinnovabile, è stato introdotto da una legge di Obama nel 2012! Trump sarà pure un porco con i capelli assurdi, ma ha cancellato, poi vedremo come, una legge che non c'è mai stata, è esistita soltanto negli ultimi 5 anni, non ha tolto il sogno americano, ha cancellato un decreto di Obama. Potete essere contro Trump, potete dire ha sbagliato Trump, però state attenti, perché l'America fino al 2012 ha esattamente fatto quello che oggi dice di fare Trump. Chiaro? Tutta l'America, anche quella di Clinton prima di Trump, il nostro amato democratico Clinton. Chiaro? Seconda cosa, Trump non l'ha messo in galera, ha chiesto al Parlamento, al Congresso americano, dove Trump non gode di una maggioranza straordinaria, rifate la legge, trovate un modo per mettere a posto la questione di questi giovani irregolari nati in America, non nati in America, che sono arrivati in America, scusa per le parolacce. Qualcuno mi dice che ho detto le parolacce, hai ragione, ma mi fa impazzire, perché Trump rappresenta per me il, capito, mi viene, è come la famiglia Adams quando lui gli parla in spagnolo, lei si innamora, io invece quando parlo di Trump mi arrabbio, perché il commento su Trump è sempre micidiale. Fantastico, oggi Gramellini, lo critico sempre, ma oggi vi devo dire che Gramellini vale la pena di leggere, nel suo fondino, sul suo rubrichino in prima pagina sul Corriere della Sera, prende in giro l'Italia per cui non si può scherzare più su nulla, e il pubblicitario che ha fatto la pubblicità della Bondi che cade il meteorite sulla donna, c'ha tutti questi pensosi commentatori che dicono è una cosa diseducativa che venga uccisa una mamma, ma andate a quel paese, detto, non si può scherzare sui gay, non si può scherzare sui trans, non si può scherzare sui fascisti, non si può scherzare sui comunisti, non si scherza sugli ebrei, non si scherza sui musulmani, non si scherza sugli alti, sui bassi, non si scherza più su nessuno, basta, si rischia, dice solo Gramellini, di potersi scherzare su se stessi, ma c'è qualcuno che magari poi crede veramente allo scherzo che uno ha fatto su se stesso. Gramellini ha perfettamente ragione. Sulle occupazioni, tema serio con cui vi annoio ancora per un minuto, oggi Travaglio dice che, avete visto di che cosa si trattava il palazzo di cui voi stessi amici del Fatto, è molto duro oggi Travaglio, perché dice tanti amici del Fatto hanno detto che l'intervento di polizia era violento, illegittimo, si violava la democrazia, i poveri, tutto quanto, e poi dice perché allora la procura dice che c'erano le bombole, che i servizi sociali non potevano entrare, che c'erano i rifiuti, che c'era la cosa che diceva, che sono tantissime ricevute, che c'era il racket, che hanno trovato soldi, che hanno trovato i timbri di Stato, cioè era un luogo dell'illegalità, per quale motivo, cari amici stessi miei del Fatto, vi siete così indignati? Avete sbagliato, dice Travaglio. Travaglio sull'occupazione e sull'immigrazione sta prendendo delle posizioni che io condivido al 100%. Guarda caso, sono le posizioni che
che condivide al 100% anche una parte del Movimento 5 Stelle, quella di Di Maio e della Raggi. Quindi è una combinazione, però quando Raggi e Di Maio sono su una certa posizione, è Travaglio che c'è in una certa posizione, Raggi e Travaglio, il che è normale. Cari amici del Movimento 5 Stelle, che guardate questa zuppa di porro e la criticate tanto, io penso che su questi temi il Movimento 5 Stelle e Travaglio abbiano ragione. È sacrosanto quello che voi dite, cioè difendere la polizia nello sgombero di Via Curtatone, difendere le indagini e Minniti e ovviamente anche Di Maio quando si parlava dei taxi del mare delle ONG. Ovviamente, poiché la cosa l'abbia fatta la Lega precedentemente, è un altro discorso di cui Travaglio e molti altri se lo dimenticano. Ultima cosa, piano Minniti, sequestrare le case. Questo sostiene Maurizio Belpietro sulla Verità, spero che non sia vero, ma questo tic che le case sfitte non sono in realtà ben utilizzate dai propri proprietari, che secondo me invece possono utilizzare le case come cavolo gli pare, bene, e che il governo abbia un'ideuzza e soprattutto una certa tendenza della sinistra a sequestrare quello che non viene usato. Mara, Matrix inizia il 12 settembre, in seconda serata. Molti di voi mi dicono perché non va in prima serata, non dipende da me, va benissimo anche la seconda serata, se molti di voi tornate a casa dopo una pizza si possono vedere Matrix o prima si guardano quello che vogliono. È tardi, lo so, chiedo a tutti voi un po' di sacrificio se eravate abituati alla prima serata, ma la seconda serata ci dà anche un po' più di libertà, diciamo, mettiamola così. E comunque l'anno scorso è andata talmente bene che sono ben contento che Giampaolo, l'ho appena detto, ah no, con cosa ricominci Matrix? Troppo presto per deciderlo, mancano troppi giorni e Matrix deve essere un po' più, cioè i temi oggi sono bellissimi, occupazione, malaria, immigrazione, però vediamo cosa succede ora del 12. Grande saluto a tutti quanti voi e noi ci vediamo come sempre domani. Condividete se vi piace questa zuppa. Ciao!